Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Il video di oggi lo faccio perché qualche tempo fa qualcuno di voi mi ha scritto: vorrei rendere smart le lampadine di casa mia. A questo punto, pensandoci un attimo, gli ho risposto: beh, abbiamo già fatto dei video su dei sonoff, chiamiamoli così, quegli interruttorini piccoli che vanno di solito montati all'interno della scatoletta. Però mi ha fatto sapere che lui non aveva spazio perché era pieno di fili la scatoletta e quindi non ci stava. A questo punto gli ho detto: beh, prova la lampadina smart. Le lampadine smart sì, fanno luce, sono dimmerabili, cambiano colore, però a volte la luce non è abbastanza intensa, abbastanza potente da far sì che si illumini bene la stanza. Al che mi è venuto in mente che esiste una terza opzione, oltre a tutte magari quelle che vi vengono in mente anche voi, perché magari ce ne sono tante altre. Questo bulbo smart, ma non solo, con il Zigbee integrato, quindi non serve nessun'altra app se non quella della nostra assistente vocale. Dopo vi farò vedere nella configurazione come fare, ma deve essere veramente semplice. A pro di questo prodotto, semplice da installare, si avvita, si mette la lampadina e si configura. Non servono altre applicazioni, quindi si ricerca direttamente dalla app del nostro assistente vocale e da quello che leggevo nelle recensioni è molto veloce come installazione, quindi non si perde tempo. Il contro è che se per caso andate a premere l'interruttore al quale è collegato il lampadario, questo si smemorizza, quindi dovete rifare la procedura. Però da quello che dicevano dura circa 30 secondi la procedura per poterlo configurare, quindi il tempo che venga trovato. Vabbè, diciamo che può andar bene anche un tempo di questo tipo, però parecchi hanno ancora il vizio di andare a premere l'interruttore e questo ve lo dovete dimenticare. Tutto comando vocale o dall'app direttamente. Altro contro, che non so fino a che punto sia un contro, è a livello estetico. Voi andate ad aggiungere 3-4 cm, perché è praticamente questa l'altezza del bulbo una volta inserito, quindi questo pezzo qui, a quella che è la lampada. Quindi se si tratta di un abat-jour dovete valutare voi se esce troppo dal paralume. Bene, mi sono dilungato anche troppo, andiamo a vedere insieme la configurazione e vi ricordo il prezzo: 39,99€, due bulbi. Ci sono le due versioni, quella nuova che è questa, evidentemente l'hanno aggiornata, hanno sostituito i materiali, non lo so, ma c'era proprio specificato nuova versione. La vecchia versione, due bulbi, 28,90€. Beh, adesso siamo veramente giunti al momento della configurazione, andiamo a vederla insieme. Per prima cosa svitiamo la lampadina dal suo portalampada. Ricordatevi di spegnere l'interruttore in modo tale che non ci sia corrente e non ci siano pericoli di scosse. Io vi consiglio di avvitare direttamente la lampada al prodotto e il tutto poi lo riavvitate nel bulbo del lampadario. Fatto questo, accendete la luce in modo tale che sia alimentato. Entrati nell'app, fate la ricerca di dispositivi, fate altro in modo tale che sia generica e aspettate che trovi qualcosa. Nel frattempo il nostro assistente vocale ha la luce blu che sta cercando il dispositivo e la lampada che ho montato ha fatto tre lampeggie, ha fatto accendere tre volte la luce. Eccolo qui, ha trovato il dispositivo. Configura il prodotto, gli diciamo che si trova in cucina, lo aggiungeremo poi al gruppo eventualmente, quindi facciamo salta. Il dispositivo è pronto, per prima cosa andiamo a visualizzarlo. Eccolo qui, prima luce. Prima cosa da fare che vi consiglio è cambiare il nome, quindi cliccate la rotella in alto a destra, modifica nome e in questo caso la chiamerò cucina. Adesso facciamo la prova se il lampadario funziona tramite il cellulare. Eccolo lì. Ed ora proviamo a dare il comando vocale. Accendi cucina. Spegni cucina. Il prodotto funziona perfettamente. È stato molto veloce la configurazione, anche perché avendo all'interno i Zigbee non è servito scaricare altre applicazioni.
ci sono voluti al massimo 30-40 secondi e il prodotto è già pronto all'uso. Vi ripeto, se avete il vizio di schiacciare l'interruttore, perdetelo, perché sennò dovete rifare ogni volta la configurazione. Esiste il tasto, se dovesse capitare che la spegnete perché involontariamente siete abituati a quello, c'è il tasto reset da qui. Lo tenete premuto per 5 secondi, tornerà alle impostazioni di fabbrica e rifate il procedimento. Non è che si perda tanto tempo, però è fastidioso farlo più volte. Quindi se riuscite a farlo col comando vocale o tramite l'app è meglio. Detto questo ragazzi, vi lascio il link in descrizione per poter acquistare questo prodotto. Spero di aver risposto a quelle persone che mi avevano chiesto come rendere smart un interruttore o la lampada direttamente. Questa è una delle tante soluzioni. Per le altre soluzioni potete guardare qui all'interno del video e troverete delle alternative. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!